Amici di Mondo Futsal, buona serata e benvenuti ad Aprilia per la terza sfida di campionato di Serie D tra PR 2000 Aprilia e Matrix Ponte Loreto. Del fischio del direttore di gara, Gennaro Di Latina, partiti, si comincia. Ancora Ponte Loreto che attacca con Iancu, prova a spostare il pallone sul destro, conclusione, gran parata e poi c'è il tap in vincente da parte di Mazzoni, vantaggio della Matrix Ponte Loreto. Terve Catalano, mette in movimento Argentini che va alla conclusione con il destro. Scambia ancora con Catalano, larga a destra nella zona di Philips, può andare fino in fondo, il pallone messo dentro, la gran parata di Sidera, rimessa battuta da De Filippis, arriva Gianporcaro, il pallone alzato per Catalano, occhio alla ripartenza da parte di Iancu, il pallone per Mazzoni, altro tap in vincente da parte del numero 11, raddoppio della Matrix Ponte Loreto, 2-0. Pronto Infanti con il destro, va la conclusione, accorcia le distanze la PR 2000 Aprilia con il gol di Fabrizio Infanti, di Giovan Battista, poi Infanti, zona tiro, va la conclusione con il destro, Sidera gli dice di no. Campioni dei giudici con il tacco splendido per Campioni in area di rigore, va la conclusione con il destro, il diagonale. Pronto Infanti con il destro, va il numero 9, la conclusione, la parata di Sidera di Salerno, prova a distendersi in contropiede Ponte Loreto, la conclusione da parte di De Simone, la gran parata di Pierulli. Pallone recuperato dalla PR con dei giudici, che va alla conclusione con il destro, ci mette i pugni Sidera, trasformazione da difensiva in offensiva, ancora Infanti con il destro, la gran parata da parte di Sidera che attacca a testa bassa, Infanti con il destro, Murato, ancora dei giudici, la conclusione e il pareggio della PR 2000 Aprilia con dei giudici. De Simone ferma tutto, riparte Ponte Loreto con De Simone, non c'è fallo, Infanti 2 contro 1, possibilità per la PR con Infanti, il pallone per dei giudici, non chiude 1-2, ancora dei giudici, solo davanti al portiere, arriva Paterniani con il destro e il vantaggio della PR 2000 Aprilia con il destro preciso di Paterniani. Catalano ferma tutto, dei giudici in area di rigore, dei giudici con il destro, pallone che si stampa sul palo, pronto Paterniani con il destro a mettere al centro per dei giudici, è il 4-2, eccolo il poker della PR 2000 Aprilia, prova a passare in mezzo a due, non ci riesce, Campioni rimedia per la PR, poi dei giudici, ottimo pallone per Paterniani con la punta del piede sotto le gambe di Sidera, 5-2, e adesso prova a prendere il largo la squadra di Angelo Stampatore. Pierulli per Argentini, occhio a Salerno, pallone per Mazzoni, la conclusione, la gran parata da parte di Pierulli, lo squillo da parte della Matrix Ponte Loreto, dei giudici, attende l'arrivo di un compagno, serve Catalano, anzi Gianporcaro, va con il destro, Gianporcaro si inventa letteralmente il gol del 6-2, la gran botta del numero 3 sotto l'incrocio dei pali, poi Catalano e finisce qui l'incontro, vittoria 6-2 per la PR 2000 Aprilia contro Matrix Ponte Loreto, 9 punti in classifica, terzo successo su 3 incontri per la formazione di Angelo Stampatore che resta al comando della classifica. Da Davide Mancini è davvero tutto, grazie agli amici di Mondo Futsal.